Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Android Link e bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution serie di Yu-Gi-Oh! GX. Dopo aver sconfitto i sette Cavalieri delle Ombre e aver anche scoperto che il nostro professore in realtà viveva in un involucro da lui creato con l'alchimia, siamo finalmente pronti per un nuovo arco narrativo. Devo fare ancora gli incontri invertiti, ma guardate quanto era bello, mamma mia, altro che qua l'annientatore. Il risveglio delle bestie sacre. Quindi, nonostante tutto quanto il lavoro fatto, le bestie sacre si risvegliano comunque. Ma vediamo un po' che succede. Kagemaru, il sovrintendente e fondatore dell'Accademia del Duellante, mi sa che hanno sbagliato il nome, si rivelò come capo dei Cavalieri delle Ombre e sfidò Jaden a duello. Ah no, il vecchio. Ok. Io ho costruito questa scuola e ora sono tornato per le mie carte bestie sacre. Ma non sono tue le bestie... Ah no! Oh mio Dio! Io sto pensando alle divinità. Queste sono le bestie sacre. Raviel, Uriel No, com'è che si chiamava l'altra? Perché voi dovete sapere che sono un grandissimo amante, appassionato, giocatore di Yu-Gi-Oh! I nomi non me li ricordo. Io sono pessimo con i nomi. Però a quanto pare questo Kagemaru ha sigillato le carte qui e ha dato a Shepard le sette chiavi. Però ragazzi, se ci pensiamo, bestie sacre, bestie divine, in che linea temporale si svolge questo Yu-Gi-Oh? Un universo alternativo dove Pegasus è ancora vivo? In un altro universo dove Pegasus ancora crea carte di Duel Monsters? Ad ogni modo, questo vecchio ha convinto tutti quanti i duellanti a venire qui all'Accademia per assorbire la loro energia e trovare il potenziale per sbloccare le bestie sacre e ricevere la forza per governare il mondo. E a quanto pare Jaden è il duellante che serve a questo scopo. Oh, attenzione, si è trasformato! Wow, ma era così da giovane? Cavoli. È fisico. A quanto pare però siamo contro uno che gioca con le ombre. Quindi fa le ombre sul muro, no? Fa il cane, il gatto, il cervo, il coniglio. È bravo. Deve essere abbastanza bravo. Vediamo un po' cosa fa però. Ah, ci fa iniziare per primi. Che gentiluomo, grazie. Ragazzi, la mano iniziale è qualcosa che mi colpisce duro nel cuore proprio. No, non è vero. Nel cuore proprio no. Abbiamo tifone spaziale mistico. Madonna, ma non finisce più. Allora, mettiamo un po' segnale dell'eroe, che ci permette di evocare, quando un mostro viene distrutto, un eroe elementare di livello 4 inferiore, dato a mano o deck. Però deve venire distrutto il mostro. Va bene. Vediamo. Il problema di tifone spaziale mistico è che se lo teniamo in mano possiamo attivarlo come carta magia rapida, ma se lo teniamo in campo possiamo attivarlo. Ok. Questa, vabbè, ha fatto il suo lavoro e se n'è andata. Perfetto. Vorrei assolutamente distruggergli una carta. Hai selezionato demone? Va bene. Se questa è l'unica carta nella mia mano, posso evocarla specialmente. Non ho altri mostri in mano. Non mi serve evocare specialmente una carta. Ah no, però potevo attivare il secondo effetto. Ma perché sono scemo? Mi faccio prendere dalla fretta di fare cosa poi? Distruggere un mostro per fare 800 punti danno a me poi. Tante volte me la prendo comoda, fin troppo comoda, procrastino all'inverosimile. Procrastinatore viene dal termine messicano procratalamación e dalla parola vichinga astinatore. Ma serpente marino, ma cosa? Ma cosa serpente marino? Ma perché? Sì, va, attiviamo segnale dell'eroe. Ma zunna, ragazzo, guarda, ti presco Sparkman! Spakuman! Hai selezionato luce, hai selezionato pesce. Ah, perché lui c'ha... era trappola quella. Mi si mangio! Pemmete! Avian, eroe elementale. Io poi ho grattacielo. Se il grattacielo funzionasse solo quando... non solo quando attacco io... Beh, avrei già il duello... delle mani. Ah, solo i mostri con 1500 inferiori possono... o superiori non possono attaccare. Livello... Ok, aggiungiamo un mostro dalla mano al deck. Sì, perché Bubble Man è l'unica carta che ho in mano. Quindi può essere evocata specialmente. Ok. Bene. E si attiva anche l'effetto... No. Quando questa carta viene evocata,
Quindi non funziona se le evoco specialmente? Io quando giocavo che non avevo nessuna carta, che attivavo Bubbleman, lo evocavo specialmente e pescavo due carte. Oddio, anche se però non ho mai detto che lo evoco specialmente, quindi attivavo l'effetto comunque. Vabbè, è strano. Il videogioco è strano. Oddio, non è che è strano il videogioco, è che sono strane le regole. Ecco, allora. Ragazzi, se trovassi polimerizzazione e bursting matrix, io. Beh, insomma. Vediamo un po'. Eccola! Ah! È ancora una carta trappola, quindi. Ah, però tifone non ce l'ho. Un ritorno totale nel deck di Jaden. Non era il mio deck. Attenzione però! Evochiamo Stratos! Ehi! Si attiva il suo primo effetto! Una, due e tre! Buono, abbiamo vinto! Ah, partiamo da Bubbleman, proprio ce la prendiamo calma. Facciamo la strada lunga proprio. Facciamo la strada lunghissima. Impossibile, le bestie sacre non possono essere sconfitte. Vecchio! È vero, sono un uomo vecchio. Volevo semplicemente ciò che ogni vecchio vuole, essere di un nuovo giovane. E la potenza di quelle bestie sacre era l'unico modo per farlo. Sì, anche per conquistare il mondo, però. Non puoi perdere una vecchia anima decrepita? No. Abbiamo Magna Cum. Oddio, che gioco di parole. Magna cham laude, perché sai, no, chamli, quindi magna cum laude, no, e cum laude, oddio, che battutona! Per favore. Chamli non ha superato l'esame, quindi non può mandare da Pegasus un ragazzo bocciato. In realtà Pegasus sarebbe morto, ma no. Se perde sarà espulso immediatamente. Oi oi. Va bene, allora sto aspettando un invito? Ne ha uno qua, duelliamo, oh mio Dio, quanto è edgy quel ragazzo! Perché sto parlando così? Non è che il deck di Crowder è debole, è che non lo so usare, il deck macchina... Ingranaggio antico. Non l'ho mai usato. Ce l'aveva un mio amico, ma lo usava anche abbastanza bene. Mi ci ha fatto il culo diverse volte. Evochiamo un po' Cavaliere Ingranaggio antico, che è molto buona. Gioca in difesa, vuol dire che è debole. Non ha nulla. Allora, Ingranaggio antico, mi ricordo qualcosina. E questa potrei evocarla specialmente. Il fatto è che non me la facevo evocare specialmente. Cioè, il deck di Crowder si basa sulle evocazioni speciali e per evocare subito Golem Ingranaggio Antico. Fin quando un ingranaggio antico è scoperto sul terreno, puoi evocarla specialmente. C'era, ma non me l'ha fatto fare. Va bene, evochiamo Wyvern Ingranaggio Antico. Si attiva il suo effetto. Ok, attiviamo l'effetto. Prendiamo il Golem Ingranaggio Antico. Mettiamo in attacco questa, ovviamente. E andiamo di battle. Allora, 1600, buono, buono. Attacchiamo con questa e poi anche... Oh, il capro! Il caprino! Sapete qual è l'effetto di Golem Ingranaggio Antico? Lo sapete qual è? Che infligge danno ai mostri in difesa. Fa danno perforante. Quindi io starei molto attento, Chumley. Sta facendo tutto quanto da solo. Io, boh. No! No, non posso farlo ora. No, c'è la carta coperta che mi fa molta paura. No, attacchiamo ora senza preoccuparci di danno perforante. Ok, non ha una carta per... Non ricordavo che il deck di Crawler fosse pieno di queste carte mostro. Ho tante carte tra cui scegliere, ma... Va bene, città degli ingranaggi, dai, almeno la utilizzo il turno dopo. Così posso evocare il golem con un solo tributo. Vai. Mamma mia! El Golem! E signori, danno da battaglia perforante! Ciao! È vero che hai perso il duello, ma ciò non significa che hai fallito. Cosa vuoi dire? Questo duello non era per vincere o perdere, ma per dimostrare le tue abilità. Per il talento che hai mostrato oggi, come potrei bocciarti? L'abbiamo distrutto. Va bene, vai all'industria, l'illusion e buona così. Abbiamo anche incontro della laurea. Ragazzi, questo è l'ultimo incontro per oggi. Congratulazioni, Zane, ci sei riuscito di nuovo e hai ottenuto il punteggio più alto della scuola. Sai che significa? Hai vinto l'onore di essere il protagonista nel prestigioso incontro per il diploma dell'Accademia del Duellante.
La tradizione ti permette di scegliere il tuo avversario. Con chi duellerò l'unico degno, Jaden. Va bene, Zane, che vinca il migliore. Basta con le chiacchiere, duelliamo! Bene, Zane, Truesdell. Zen. Ma, okay. Quante volte gli cambiano nome a sti poracci? Scegliete un nome e copiatelo. Fai copia e incolla se proprio non ti ricordi come si scrive. Zen, Truesdell. Vabbè, ragazzi, sono partiti di capoccia. Ma iniziamo con uno piccolo Sparkman, sì, tanto per mettergli paura, no? Lui mi sembra che non ha quei mostri che hanno il livello, giusto? Oh, yoi, non me la fa neanche vedere, è cattivo. Ah, è Cyberdrago lui, certo. Iniziamo male, eh. Iniziamo male, male, male. Ok. No, e dai! Ma ci distruggevamo a vicenda. Ma che palle. Però viene distrutto alla fine del turno. Sì, ma 1500 punti danno sono 1500 punti. Ah, Cyber Fenice, ok. Abbiamo fusione finale, che non è proprio tra le mie carte preferite, ma è qualcosina. Gli distruggo Cyber Fenice? Posso distruggerla senza problemi? Va bene, sì, se viene distrutta e mandata al cimitero, pesca una carta. Però almeno evitiamo problemi. Mi mancherebbe solo Evion, eroe elementale, e poi ho fatto. Posso evocare la forma di vita finale. Eccola là, Mochi che voglio ridere. Non lo fare. Ma perché fusione? Ma perché? Sei scemo sei allora. Ce l'abbiamo fatta. Finisci il turno! Basta, basta. Stai facendo tutto, del tutto per renderti inutile. Tramite fusione, un mostro fusionerà elementare dal tuo deck, bandendo i materiali da fusione indicati su di esso, dal tuo terreno o dal tuo cimitero. Quindi vuol dire che devo mandare Evion al macello. Io ora attacco, ok? Però non vengo distrutto. E questa è una cosa buona. Ma al turno dopo, se lui evoca Cyber Drago gemello, mi fa un bucio così. Eccolo! Basta Cyber Drago, basta. Non bastava. Che giocata! Che giocata! Che giocata! Bella, mi è piaciuta! M'ho rimmazzato, va! Guarda, lo invito a nozze. Bravo, bravissimo! Bravo! Questo aspettavo io. 1, 2 e 3, vai, fante, cavallo e re. Cioè, ho fusione, miraggio e polimerizzazione che non posso usare perché non hai mostri adatti. Oh mamma mia, ti prego, dimmi che non è, ti prego. No, non è vero, non è vero. Meno male, pensavo fosse vero per un momento. Chi gli evoco? Un altro Sparkman? Sì. Oddio, potrei evocare Wildart, ma l'attacco è quello che è. Lui prende durante il damage step, vero? Sì, durante quando lui attacca, certo. Quindi va bene. Attacchiamo, per fortuna non ha nulla per evitare la sua distruzione. Attenzione però, ehi! Ehi! Mica male così, mica male. Con Boomerang Ciclone. Perfetto, perfetto! Che botta di culo tremenda, se attaccavo con Sparkman! Non gli facevo alcun danno. Meno male. A questo punto, attaccando con Wild Heart, attivo la carta trappola coperta. Rabbia battaglia sorvegliante. Non mi veniva il nome. La assegno a Wild Heart e 3000 punti danno. Cosa? L'ultima cosa da poter provare è. Lui che mi attacca. Io che attivo defusione. E prende i 3 Cyber Drago con 2100 di attacco. Attivo questa carta. Sì. No, non l'attivo. Attivo questa, attivo prima. Per sicurezza.
Sai com'è? Vai, no, sta bene. Ah, mo ce l'ha! Mo ce l'ha! Perché prima non ce l'aveva Wild? Poi gliel'ha messi a Wild Art, ma l'ha distrutto comunque. Io non capisco. Ok, è dichiarato battaglia. Si attiva un replay, ok? Si attiva il replay. L'avversario potrebbe non continuare ad attaccare. Ah no! Cosa? Al cimitero? È tornata... Aspetta! Ah, nel mio cimitero, non nel suo. Oh, boy. Ok, ragazzi, attenzione. Ecco come si vince. Wow, Zane, tu sei veramente grandioso, mi mancherai. Ma ho vinto, quindi... Cioè, lui... Ha finito la scuola lui, quindi. Ah. I voti o il tuo rango non avranno importanza. Tu sarai migliore, rendimi orgoglioso. Sì, infatti rimane con gli Slifer. Va bene, ragazzi, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Wow, i duelli oggi proprio sono stati particolari. Specialmente l'ultimo, che ha visto una rivalsa incredibile nel secondo tentativo. Proprio l'ho devastato. È stato davvero davvero particolare. Ad ogni modo vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.